Fine anno. La provincia stila un bilancio sullo stato delle infrastrutture del territorio, sui progetti conclusi e su quanto ancora resta da fare. Presidente, siamo a fine anno. Vogliamo fare un bilancio di come sono andate le cose in questo 2008? Intanto mi sembra importante prendere al volo questa occasione per farci gli auguri. Gli auguri di buon Natale, gli auguri di buon 2009. E poi anche l'occasione è buona per fare un po' di punto della situazione e dei lavori che abbiamo fatto in questo 2008, che per noi è stato molto 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 significativo. Qual è stato il settore più importante in cui siete intervenuti? È difficile fare una classifica dei settori importanti. La provincia si occupa di tante cose. Sicuramente nell'immaginario collettivo sono le strade, le attività che più di ogni altro caratterizzano la provincia. Anzi, forse bisognerebbe anche avere il coraggio di dire che è l'ora di finirla con le strade comunali, provinciali, regionali, l'ANAS, l'autostrade. Bisognerebbe probabilmente che ci fosse solo un unico ente che si occupa di strade. Questo aiuterebbe e contrasterebbe un vero e proprio spezzatino di competenze dove alla fine non ci si capisce più molto. Però in ogni caso noi sulle nostre strade in questo 2008 abbiamo lavorato con grande impegno e con grande determinazione. L'intervento più importante? Forse la madre di tutte le battaglie quest'anno, in questo 2008, è stata la Firenze-Pisa-Livorno. Avevamo preso un impegno con i cittadini. Avremmo terminato i lavori in tempo. Avremmo terminato i lavori nel rispetto del contratto. E siccome questo non avviene sempre quando si parla del pubblico, pensiamo per esempio alla tranvia, credo che essere in condizioni di mantenere questo patto che personalmente da queste telecamere avevo preso con i cittadini è stato un qualcosa che non abbiamo fatto altro che il nostro dovere, ma insomma ci inorgoglisce perché non tutti gli enti pubblici fanno così. Quali sono stati i problemi più gravi? La Firenze-Pisa-Livorno è una strada nata male, nata malissimo. È una strada sulla quale, per la quale ci sono stati tanti procedimenti giudiziari. È una strada che era piena di buche, è una strada in cui i lavori continuano fuori dal tratto fiorentino, per esempio nella provincia di Pisa e di Livorno. Bene, noi abbiamo fatto i lavori dal chilometro 0 al chilometro 29, con l'eccezione di quei 7 chilometri vicino a Montelupo che saranno affrontati fuori dal tratto della Fipilì, fuori dall'attuale tracciato, e quindi non avranno dei problemi di code come ci sono state invece nel 2007 e nel 2008, e l'abbiamo fatta creando oggi le condizioni per una strada che ha un manto buono, che consente di frenare in tempo quando piove, che consente di avere una strada europea. Tanto è vero che io ho proposto più volte di portare a 110 all'ora il limite, perché è l'ora di finirla con questa cultura degli autovelox messi di nascosto a fregare la gente con dei limiti troppo bassi. Se la strada che faceva schifo poteva andare a 90 all'ora, oggi che siamo in una strada europea c'è qualcuno che può ragionevolmente sostenere che sia sbagliato portarla a 110? Come avete fatto per rispettare i tempi? Ci hanno lavorato tantissime persone, ci abbiamo fatto dei lavori di notte. Questo è molto importante, bisogna lavorare anche di notte come succede in tutto il mondo, bisogna far sì che non si perda neanche un minuto per risolvere il problema del traffico della gente. E abbiamo anche festeggiato alla fine, sì, abbiamo anche concluso i lavori nel rispetto dei tempi e abbiamo, credo di poter dire oggi, in qualche modo vinto una sfida che è quella della serietà della politica. Quando un politico mette la faccia e dice terminerò i lavori in tempo, poi deve rispettarlo. Noi l'abbiamo fatto e di questo sono molto felice. Quali altre infrastrutture state curando? In questi anni la provincia ha deciso di non mettere ulteriori sogni in un libro irrealizzabile. Mi spiego in un altro modo. Noi potevamo dire, ok, per il nostro territorio abbiamo bisogno di tante opere che pensiamo importanti, però abbiamo deciso di non sommare anche questi nostri progetti a quelli che già erano rimasti fermi. Abbiamo aperto i cassetti e c'erano decine di progetti fermi da tanti anni. Allora abbiamo messo la nostra credibilità nel finire i progetti che erano lì, fermi in un angolino e che nessuno mandava avanti. Vi confesso che questa cosa un po' mi è costata perché ci ha costretto a fare qualche sacrificio.
Per esempio? Io sono uno di quelli che pensa che per risolvere il problema del traffico in provincia di Firenze ci sia bisogno di fare la tangenziale al comune capoluogo. Ci sia bisogno, cioè, finalmente di fare un'opera di collegamento tra Barberino e Incisa, di cui si parla da 30 anni, il primo che ne parlava era il presidente della regione, il compianto Bartolini. E quest'opera avrebbe un grande valore, perché? Perché oggi su 100 macchine che passano tra Firenze Nord e Firenze Sud in autostrada, pensate, 54 con Firenze non hanno nulla a che vedere. 54 passano da noi, ma vanno da Milano a Roma, a Napoli. E quando facciamo il conto su 100 camion, diventano 72 i mezzi che non hanno nulla a che fare con noi. Se noi avessimo la Barberino Incisa, avremmo risolto una larga parte del collegamento tra la provincia e il comune capoluogo e anche di scorrimento dei viali e della città di Firenze. Però questo progetto, nel quale noi crediamo molto, io credo molto, non l'abbiamo neanche potuto analizzare. Perché? Perché prima c'era da sistemare le cose ferme da 60 anni. La variante di Grassina, il ponte di Empoli, il ponte di Montelupo, il ponte del Valdarno e ancora la variante alla 69 a Figline, la circonvallazione di Rignano, quella dell'Improneta, la mezzana Prefetti di Casoli, elenchi lunghissimi su cui abbiamo dovuto mandare finalmente avanti le cose senza stare a aggiungere ulteriori sogni a sogni. Potrebbe fare una graduatoria degli interventi? La variante di Grassina si accinge ad essere pubblicata come gara, significa che finalmente si parte, significa che dopo mesi, mesi, anni e anni di discussione il tema del collegamento tra Chianti e Firenze Sud diventa finalmente un fatto concreto. Quando penso che dopo tante discussioni quel ponte di Empoli, che era un ponte inadatto, non in grado di rispondere ai bisogni di quel territorio tra Empoli e Sovigliana, finalmente potrà diventare una realtà, vede le ruspe a lavorare. Beh, io sono soddisfatto del fatto che finalmente abbiamo mantenuto un impegno, come pure sulla 429 a Castel Fiorentino o in tante altre piccole e grandi zone della provincia. Però c'è un qualcosa del quale vado particolarmente fiero e orgoglioso. Cioè? In questa provincia e più in generale nella pubblica amministrazione, chi sbaglia di solito non paga mai. Il funzionario pubblico, il dirigente pubblico, il progettista, l'ingegnere, l'azienda appaltante, che sbagliano, trovano sempre qualche sotterfugio, trovano spesso qualche sotterfugio. Noi abbiamo messo una regola appena arrivati. Chi sbaglia deve pagare. Non è una regola di particolare intelligenza, è la normalità, è il buonsenso, è la rivoluzione del buonsenso. E allora sono molto fiero che l'amministrazione da me presieduta in questo anno ha incassato dei soldi. Ha incassato dei soldi da un ingegnere che aveva sbagliato un'opera, che aveva causato un danno all'amministrazione provinciale, un danno d'immagine. È molto importante essere molto, molto, molto severi quando si sbagliano le cose, perché così come si è pronti a dare dei premi di produzione, bisogna anche essere pronti a riconoscere che quando si sbaglia un'opera pubblica si deve pagare. Cosa possiamo aspettarci allora per i primi mesi del 2009? Il 2009 sarà un anno elettorale e anche se io non mi ricandiderò come presidente della provincia, spero di poter tagliare con la fascia azzurra, la fascia del presidente della provincia, alcune importanti opere che sono attese da tanti anni, dallo svincolo di Empoli Est al primo lotto della circonvallazione di Rignano, dove ci sono stati gravi problemi giudiziari, alle iniziative e agli interventi che in qualche modo daranno un nuovo volto a alcuni paesi. Per esempio, la Guglia a Pontassieve, l'incrocio tra la strada 69 e la strada 70. Insomma, nei primi mesi ci saranno molti tagli di nastro da fare. Ma al di là di quello, la cosa della quale sono più orgoglioso è che i cittadini sappiano che questo 2008 è stato un anno in cui non abbiamo speso, non abbiamo neanche perso neanche un giorno nel tentativo di fare una cosa di cui c'è un grande bisogno, riportare la provincia di Firenze ai vertici infrastrutturali, riportare la provincia di Firenze, come dire, nella serie A delle strade, nella serie A dei servizi, dei collegamenti. Questo è anche uno strumento di grande importanza a fronte di una crisi economica come quella che il nostro territorio sta vivendo. E il fatto che dopo tante chiacchiere qualcuno abbia fatto è anche il nostro modo migliore per scambiarci gli auguri e per insieme incoraggiarci per un 2009 ancora migliore.